God damn. Ragazzi, qualcosa mi dice che avremo un ospite presente per tutto il video. Ma cosa c'è, amore mio? Ma sei bellissimo. Sono tutta bianca come te oggi. Sono tutta bianca e pelucciosa come il mio gattino e la mia nuvoletta. Ok, spero si riesca a vedere il cibo. Ho ordinato, ragazzi, dall'unico posto che era ancora aperto, è l'una di notte. Quindi non so esattamente quale sarà la qualità, ma queste sono le tipiche. In realtà non ho cenato, quindi è la tipica fame notturna di chi non cena. Ah, e ho preso anche le omelette alla Nutella, che spero ci siano. Altro qua non c'è. Vediamo. Cato Denver, e tu le mangi le omelette alla Nutella? Le crepes alla Nutella? Vediamo. No, allora, qui c'è il panino. E in realtà ho preso un panino con speck e formaggio, perché credo che Eric sia contento di mangiarselo quando torna a casa dal lavoro domani mattina, perché lui lavora la notte. E quindi questo l'ho preso per lui. E mi chiedo se mi hanno messo le crepes qua. No, queste sono le patatine. Ok, ho preso le patatine e me le hanno portate in un sacchetto. Però sono tantissime, ragazzi, una montagna di patatine fritte. Mmm, guardate che roba, tantissime. Oh, amore mio, amore mio. Mm. Mamma mia, ragazzi, stra buone, devo dire buone. E poi ho preso solo 6 con le striminzite. Ho preso le mozzarelline impanate, ok. E poi queste dovrebbero essere le crepe. Eccole qua, le crepe alla Nutella. Peccato non ci sia lo zucchero a velo, e io non ce l'ho a casa, altrimenti l'avrei messo. Tra l'altro non vedo l'ora, la prossima settimana, anzi in realtà tra 3 giorni, ragazzi, di essere da De Mesa e Vic in Olanda e mangiare i poffertjes, il mio dolce preferito di sempre, che sono come le crepe, però più, sono tipo grandi così, e grandi, e, cioè e alti e fluffy. I poffertjes, se li conoscete, sapete, con la Nutella, le fragole, lo zucchero a velo, mamma mia. Ho spostato un po' l'inquadratura e la luce, spero che sia più decente adesso, non ne sono convinta in realtà, ma vabbè. Spero riusciate a vedere il cibo e buon appetito, ragazzi. Apriamo un po' questo pacchetto, così riuscite a vedere la montagna di patatine fritte. Ma ragazzi, eresia, eresia. Prima di iniziare, ovviamente, trin, momento promozionale. In realtà non è proprio promozionale per niente. Coca-Cola, sponsorizzatemi. La mia Coca-Cola zero, lo sapete. In tutti i miei... cioè, non è un mukbang di Nicole se non c'è la Coca zero. E se non faccio prima un sorso di Coca-Cola zero, prima di iniziare a mangiarci qualcosa che non va. E oggi già ho mangiato 3 patatine, tipo. Ah. Adesso... possiamo iniziare. Mmm, ragazzi. Praticamente oggi ho fatto un pranzo tardo con un sacco di cereali e latte, ok? E basta. Quindi sto cenando a luna. Straboni. Non notate. Ma Denver, perché mi stai leccando sotto il braccio? Così ti vedono, aspetta, perché sennò non lo vedete. Dove lo metto? Metto qua. Non so se lo notate in sottofondo, questo rumore adesso non si sente, mi sa. Comunque è la lavatrice. In ogni mukbang di Nicole che si rispetta c'è la Coca Zero e la lavatrice. Mi dispiace, ragazzi, cioè. Ma la volta scorsa ho filmato lì su quel tavolino e si sentiva tale quale, cioè si sentiva fortissimo comunque, quindi ci ho rinunciato, diciamo, e mi abbandono al fatto che nei miei video si debba per forza sentire la lavatrice. Amore mio, non so, posso dare le patatine? Non posso dire le patatine? Ragazzi, non so se si intravede il mio orecchio. Scusatemi se state mangiando, vi faccio vedere. Come vedete nell'altro video, purtroppo il mio orecchino, cioè il mio terzo piercing sull'orecchio destro, per voi il sinistro, ma per me il destro, non so come mai si sia infettato nuovamente, ma tantissimo, si è gonfiato tantissimo e si è formata questa pallina davanti che ha un nome e che adesso mi sfugge. Me l'hanno detto ma mi dimentico. Però è orribile. Adesso sto mettendo
il disinfettante, quello rosso, 2 volte al giorno, e la pomata cortisonica e antibiotica 3 volte al giorno. E spero con tutta me stessa che guarisca, perché altrimenti dovrò per forza toglierlo. È strano perché non mi ricordo esattamente quando l'ho fatto, mi sa che sono passati tipo 6-7 mesi, se non di più, ed è ancora lì che non riesce a guarire. Tra l'altro mi avete scritto in tantissimi che sta succedendo anche a voi, o che è già successo anche a voi, alcuni sul naso, alcuni al trago, alcuni ai lobi. Non so cosa dire, assaggiamo le mozzarelline. Oh wow. Ok. Non ho neanche una sorbetta, fantastico. Sto continuando a spostare la luce per vedere com'è l'illuminazione, ma con le luci faretti che ho tutto attorno in soggiorno l'illuminazione è sempre un po' così. Ho aggiunto una luce mia comunque, non so se è meglio o no. Comunque sì, un po' mi solleva sapere che comunque succede a tanti di voi, perché almeno non sono l'unica. Però è molto fastidioso, anche perché è bruttissimo da vedere, specialmente quando ci metto il disinfettante che è rosso fuoco, più poi la pomata si forma tutto un pasticcio, non lo so. È orribile. Penso di provarci ancora questa volta, se guarisce e rimane così, ok. Se mi si ripresenta un'infezione lo tolgo, perché mi sono stufata veramente, anche perché è stranissimo che da questa parte ne ho 4, nessun tipo di problema, da questa parte ne ho 3 e il terzo un inferno. Comunque, lì c'è gato Max sulla sedia, sull'altra sedia, che dorme come una gallina, dorme così. Non so come faccio a stare comodo, dorme così. Fa quasi impressione. Oh, faccio vedere. Gatto Max. Gatto Max. Ciao, gatto Max. Entrambe le zampe sono così. Fa veramente impressione. Buone queste mozzarelline, molto buone queste patatine. Probabilmente non troverò mai il posto da cui ho ordinato. Strabuone. Mi è venuta fame, non volevo filmare un video, ho detto ok, ormai è tardi. Poi mi è venuta fame e mi sono detto ok, facciamo sto mukbang, perché no? In questo non so, almeno mi hai fatto un po' di compagnia. E io faccio compagnia a voi, perché mi dite spesso che quando guardate i miei mukbang pranzate, cenate, fate colazione anche voi. Quindi pranziamo assieme, cioè praticamente mangiamo assieme. Allora, questo è il voice set nel futuro. Però carino, mi fa piacere questa cosa, non lo so, è simpatica. Comunque anch'io, stessa identica cosa, quando mangio e magari sono da sola, mi piace sempre guardare i mukbang degli altri, perché c'è questa sensazione di mangiare in compagnia, non lo so, è strana come cosa, però è vero, cioè, it's a thing, esiste. Comunque ragazzi, fare da babysitter a Keira, se avete visto l'ultimo vlog sapete, è la bimba di 2 miei amici, è stato bellissimo, mi sono divertita tantissimo, era la mia prima volta da sola praticamente con un bambino, quindi super super responsabilità, lo so, non mi è mai capitato, però ci siamo divertite tantissimo, infatti un'ora e mezza mi è volata ed ero tristissima quando dovevo portarla via, perché ho detto cavolo, sei appena arrivata. È stato veramente bene, infatti glielo ho detto a loro, se avete bisogno io sono qua, nessun problema, questo è un caso, mi fa super piacere. Comunque ragazzi, forse piccola novità, forse ho 1 o 2 meet and greet in arrivo prossimamente, non voglio dirvi le città perché non è niente ancora di sicuro, però forse dovrei riuscire a venire in una città in cui non sono mai stata a fare un incontro con voi, quindi aspettiamo, incrociamo le dita che vada a buon fine, ma se va in porto vi piacerà molto, sarete molto contenti. Comunque ragazzi, se seguite Shane Dawson, Jeffree Star eccetera, sapete che hanno lanciato una collezione di make up assieme e wow ragazzi, i colori, i prodotti sono fantastici, a parte il gloss che è trasparente e non c'è niente di speciale. Le palette sono meravigliose, anche il beauty case con il maialino e lo specchietto con il maialino, bellissimi. Ne stanno parlando tutti, ma non in Italia, solo negli Stati Uniti in realtà.
da quanto ho potuto vedere, devono aver mandato i pacchi PR da far testare un po' a tutte le youtuber, perché ho visto il video dedicato a quella collezione a Shane Dawson da tutte le parti, da tutti gli youtuber americani che seguo, e non solo americani, se non sbaglio. Quindi hanno fatto una promozione pazzesca. E so che è andato tutto sold out in pochissimo, non so se in poche ore o in un giorno, una cosa allucinante. E mi dispiace non poterle provare anch'io. Non so se effettivamente questa collezione sarà disponibile su Amazon o dove. Comunque, oh ragazzi, vi devo cioè questa cosa ve la devo raccontare, vi giuro. Allora, sorso di Coca-Cola per schiarirmi la voce, per raccontarvela bene, perché dà dell'incredibile. Allora, sto facendo un disastro, probabilmente non avevo più il setto. Ok, dettagli. Mi sto strafogando, ma sono troppo buone. Comunque, non appena è uscito il make up di Lady Gaga, se non sbaglio era luglio, non mi ricordo esattamente se fosse appena uscito oppure no, ma a luglio ho fatto il mio ordine, ok? House Labs si chiama la sua linea di trucco. Ho fatto un super ordine, super costoso, ho preso un sacco di roba. No, in realtà adesso mi sono ricordata, in realtà avevo preordinato, dovevo uscire tipo a settembre, mi sa, o agosto, settembre, e io avevo preordinato già a luglio. Quando poi i trucchi sono usciti finalmente, eccetera, io avevo già preordinato, quindi li aspettavo, non arrivano. Passano i mesi. Due o tre giorni fa, quindi primi di novembre, li contatto e gli dico: ho fatto il mio ordine a luglio, cioè i prodotti sono usciti poco dopo, cioè dove sono? Perché io tentavo di fare il tracking ed erano tutti, cioè il mio pacco era bloccato a Venezia, non mi diceva dove, diceva solo Venezia. Io li ho contattati, poi ho dovuto aspettare un po' per ricevere una loro risposta. Mi hanno risposto dicendo: purtroppo abbiamo avuto un sacco di problemi con gli ordini dall'Italia, dobbiamo rimborsarti il tuo ordine e annullarlo. Allora, poi voi mi avete detto che si poteva ordinare da Amazon, ok? Io volevo avere l'esperienza proprio dal sito di Lady Gaga, ma non è stato possibile. E poi effettivamente mi hanno rimborsato, però penso, cioè, uno, mi avete fatto aspettare un sacco di mesi senza dirmi nulla, se non vi avessi contattato voi, cioè non mi avreste detto nulla, cioè aspettate che io vi contatti per farmi un reso, cioè se non vi avessi contattato, insomma, non lo so, cioè non so quanto ci avrebbero messo per contattarmi e dirmi: guarda, dobbiamo rimborsarti, perché boh, non lo so, il mio ordine non ho capito dov'era, non ho capito dove fosse a Venezia, perché dico, comunque forse la dogana, ma di solito la dogana non è, no, cioè so che sarà in diversi posti, però di solito mi arriva ed è fermo a Milano se le cose si fermano in dogana. Questo era Venezia, non lo so. Ho preso un sacco di roba, quindi per un valore insomma bello consistente, ok? E dopo mesi, 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 dico boh, di contatto, mi rimborsano, niente da fare, ok? Quindi evidentemente volevo avere subito i trucchi di Lady Gaga, eccetera, adesso ce li hanno già tutti, evidentemente dovevo andare su Amazon. Comunque, se qualcuno di voi li ha provati, come sono? Mi avete detto che la matita per occhi è super. Questo ho letto tra i commenti, fatemi sapere se avete altre, più che altro se avete altri consigli almeno su cosa prendere, perché a questo punto non vado più a prendere tutta la collezione perché già tutti ce l'hanno, quindi non ha tanto senso farci un video secondo me, e poi magari vado a prendere giusto qualcosina che mi può piacere, tipo nuance di rossetto, se avete da consigliarmi. Much appreciated, lo apprezzo tanto. La mia videocamera si spegne sempre perché registro sempre troppo e ho tutte le memory card piene, ragazzi. Tra l'altro domani vado finalmente a togliere quei piccoli puntini che l'oculista chiama esiti cariziosi. Domani mattina vado a toglierli. Poi non so, mi aveva accennato che non mi sarei potuta truccare per un po'. Un po', mi sa che aveva detto tipo una settimana o 10 giorni, che per me è impossibile, quindi magari domani gli chiedo se posso truccarmi, a parte tipo in questo punto, magari gli occhi sì, magari mascara probabilmente no, non lo so. Comunque dovrebbe essere una cosa abbastanza tranquilla con anestesia locale,
Quindi oltre alla siringa non dovrei sentire altro, e poi dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice. Speriamo, perché non li ho mai tolti. Se voi li avete tolti, fatemi sapere com'è. Anche se credo che quando vedrete questo video io li avrò già tolti. Sì, perché vanno alle 17:30, io l'appuntamento c'ho la mattina. Aiuto. Quando invece parto per l'Olanda, ragazzi, alle 3:30 di mattina. Follia. Mamma mia, amore mio. Queste palatine sono come i noodles dell'altra volta. Più mangi, più si riformano praticamente, sì. Si moltiplicano. Mozzarelline strabuone. Un disastro, veramente un disastro. Comunque, volevo rispondere a qualche domanda che mi state facendo sotto gli ultimi video, sotto gli ultimi vlog. Perdonatemi se il mio trucco ormai si è rovinato, specialmente il rossetto. Comunque mi chiedete, ma perché vuoi cambiare casa, la tua comunque è bella, eccetera, eccetera. Sì, a parte che ne avevo già parlato, è per diversi motivi, principalmente più che altro perché ci serve una casa più grande. Numero due, per cambiare zona anche, quindi diverse cose in realtà. E poi mi dite tutti, Nicole, ma perché non ti prendi una casa da ristrutturare, eccetera, eccetera. Allora, quello che volevo quando ho comprato questo appartamento è la stessa identica cosa, anche Eric per fortuna è d'accordo. Noi vogliamo qualcosa di nuovo, pronto, acquisti e già sai che cosa c'è. Non voglio assolutamente ristrutturare e perdere tempo a farlo. Se a qualcuno piace, buon per lui. A me non piacciono tendenzialmente le sorprese, mi piace sapere quello che acquisto e non mi andrebbe proprio nemmeno di stare dietro ai lavori, perché non essendo competente potrei non accorgermi di determinate cose. In ogni caso, no, non fa per me. Io voglio comprare qualcosa di nuovo, pronto. Non voglio perderci del tempo a fare i lavori, anche perché se nel momento in cui vendo questo appartamento per la cifra che voglio, devo poi anche avere un posto dove andare abbastanza relativamente presto, tra virgolette. Si parla ovviamente di mesi, ma relativamente presto. Quindi non mi andrebbe assolutamente di mettermi a ristrutturare case vecchie, eccetera, no. Poi ripeto, può essere la soluzione migliore per qualcun altro. Ognuno ha le sue esigenze e le sue preferenze. Se a me piacesse ristrutturare una casa, probabilmente sarei super contenta di farlo e di passarci lì del tempo, eccetera. Ma a me non piace. Non mi piace scegliere la roba, non mi piace, per me, non so, è tipo una perdita di tempo. Non lo so, non è una cosa che mi piace mentre la faccio, non è una cosa che amo fare, quindi sarebbe più che altro una costrizione e appunto non fa per noi, non fa per me. Anche se magari con una casa che è stata abitata da un po' di tempo non mi dispiace, ma più o meno comunque avete visto quello che guardiamo è più o meno pari a nuovo. Non mi andrebbe di appunto farci lavoro, eccetera, eccetera, se non il minimo indispensabile, ma cose che magari puoi fare già abitandoci, altrimenti no, decisamente. Sono molto ferrea nelle mie decisioni, nel senso, so quello che voglio e sicuramente non è ristrutturare e mettere a posto posti vecchi. Direi che sto iniziando a vedere il fondo del sacchetto di patatine, quindi direi che può bastare. Ragazzi, ero super tranquilla per questa cosa dell'occhio, che in realtà appunto gli esiti calaziosi sono due, quindi deve fare due taglietti con il bisturi. Sono un pochino preoccupata, spero che non faccia male. Ragazzi, ci sono gli omelette alla Nutella. Mi dispiace un sacco non avere lo zucchero a velo e devo riempire un po' il mio bicchiere di Coca Zero. Ah ragazzi, altra cosa. Ho messo da parte, ho fatto mettere da parte dalla mia SA di Venezia, del negozio Chanel di Venezia, ho messo da parte il mio nuovo acquisto, che non vi voglio dire che cos'è.
Ma li mangio con le mani gli omelette. Ok, li mangio con le mani. Non voglio dire che cos'è, ma mi sono già fatta mettere da parte il mio autoregalo per il compleanno da Chanel. Sono super contenta. Non voglio anticiparvi niente, ma lo vedrete presto. In realtà, quando torneremo dall'Olanda, quindi sarà già dopo il mio compleanno, lo riceverò. E poi vi farò il video ovviamente con tutti i miei regali, autoregali. Mi sono già regalata altre due cosine in realtà, delle quali una ho già usato una volta, l'altra invece no, l'ho lasciata nella scatola, non devo aprirla prima del mio compleanno. Ma sono cosine che secondo me vi piaceranno. Poi non lo so, però secondo me vi piaceranno. Non sono niente male questi omelette. Non so se riuscite a vederla bene la Nutella, ma è golosissima. La batterice al massimo della centrifuga, ovviamente. E non faccio neanche i video quando c'è lava, quando centrifuga. Ok. Seriamente, Nicole, seriamente si può. In verità. Non ce la farò mai a mangiare anche l'altro, assolutamente mai. Comunque, piccolo annuncio da fare, e mi rivolgo soprattutto a chi è della zona, in realtà può venire chiunque, ma so che la nostra zona, quella di Trieste, è un pochino lontana dalla maggior parte delle città italiane, purtroppo non è tanto centrale, quindi non semplicissima da raggiungere, però se avete piacere, ragazzi, Goran Wheeler, che lo sapete, la Hair Spa di Goran Wheeler, loro sono i miei parrucchieri acconciatori, Hair Spa Professionals di fiducia, ok? E molto spesso organizziamo delle cosine carine con loro. Abbiamo fatto un meetup che è stato un successone e adesso stiamo organizzando un giveaway. Quello che regalano è una piega gratuita, quindi coccole nelle loro hair spa gratuite assieme a me. Quindi la ragazza o il ragazzo passerà insomma del tempo mentre si fa la piega eccetera eccetera, saremo insieme a chiacchierare dal parrucchiere come due amici, come due amiche, e quindi secondo me è un giveaway molto molto carino. Vi lascerò qua sotto, basta che andiate comunque su Instagram e cerchiate Goran Wheeler, vi metterò qui il nome da cercare, sulla pagina appunto vedrete c'è il giveaway e potete lasciare il vostro commento, e se siete della zona ovviamente, anche se non siete della zona potete venire fino qua se vi fa piacere, e passeremo un bel po' di tempo assieme in un privé da Goran Wheeler a farci coccolare nella loro hair spa, chiacchierando eccetera. Quindi secondo me è una cosa molto molto carina che non avevo mai fatto prima, e loro sono stati molto carini a darmi questa possibilità per incontrare uno di voi. Quindi basta che andiate sulla pagina appunto Goran Wheeler su Instagram, e spero vi faccia piacere questa idea che abbiamo avuto, che sì, dico, io sono molto fiera perché secondo me è una cosa molto carina. Ok ragazzi, la lavatrice sta centrifugando al massimo, ovviamente. Io ho quasi finito tutto. Ho mangiato un po' di patatine e una crepe, ma sto per esplodere, non sto scherzando. Comunque ragazzi, non so se avete sentito, qualche ora fa c'è stato tipo un allarme terrorismo nell'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam, aeroporto in cui io devo atterrare tra tipo 48 ore, ok? Tipo allarme terrorismo. È arrivato l'esercito, la polizia e il corpo speciale antiterrorismo. Sembrava stesse succedendo chissà cosa. Oh mio Dio, ne stavano parlando anche la Repubblica, CNN, BBC, il Corriere della Sera online, i telegiornali in Olanda. Mi stava scrivendo De Mesa dall'Olanda. Oddio, un'altra mia amica Valentina qua dall'Italia. Oddio, insomma, alla fine falso allarme. Un pilota ha premuto il bottone dell'allarme per sbaglio. Cioè, io non lo so, eravamo tutti spaventatissimi perché io ho detto, oh mio Dio, metà, cioè una buona parte dell'aeroporto era chiusa, gli aerei, non si poteva scendere dagli aerei, cioè allarme, terrorismo, alla fine non era niente, ovviamente tanto meglio e meno male che non sia successo niente, e soprattutto meno male che ci sono anche queste misure di sicurezza che fanno sì che tu debba rimanere sull'aereo se c'è un qualche tipo di allarme, in modo da essere ovviamente più sicuri, solo che il fatto di essere lì tra tre giorni mi ha spaventato tantissimo, ma era un falso allarme, quindi possiamo stare tranquilli, possiamo stare tranquilli. Purtroppo queste cose spaventano sempre, spaventa sempre un po' quando si sentono queste cose, ma secondo me è importante non farsi terrorizzare appunto, quindi non vivere nel terrore. Io continuerò sempre a viaggiare, non me ne frega niente, nessuno riuscirà a
a modificare le mie abitudini o le mie passioni, i miei viaggi, eccetera. Quindi sì, per fortuna non era niente e mi ha fatto un po' ridere il fatto che si sia sbagliato il pilota così. Vabbè, meno male è andata bene. Comunque ragazzi, questo è davvero tutto, spero vi sia piaciuto questo video. Mi sono resa conto adesso di non aver fatto l'anteprima. Mi scuso con voi, so che è un momento dei mukbang a cui tenete molto, quindi perdonatemi ragazzi, prossima volta faremo 20 minuti solo di anteprima, dovrò prendere un'anteprima dal video evidentemente, quindi questo è quanto, un bacio grandissimo, noi ci vediamo, sa domani, perché questo video lo vedrete giovedì, sa che ci vediamo venerdì con un nuovo video, baci, ciao!